Ma spero qualcosa in più dell'anno scorso, però restiamo sempre con i piedi per terra a pensare di raggiungere prima un obiettivo, poi l'altro. L'anno scorso abbiamo raggiunto la salvezza, poi abbiamo puntato a qualcosa in alto, non è successo, non fa niente, però abbiamo sempre onorato nome Palermo, abbiamo fatto un grande campionato come tutti sanno e quindi quest'anno cerchiamo di fare, magari partire col piede giusto, sapendo che abbiamo almeno un po' di esperienza per i ragazzi che hanno avuto un anno in Serie A, poi vedere di puntare qualcosa in più in alto. E io spero di lavorare, migliorarmi e avere ciò che vuole anche la squadra. Poi dei ragazzi nuovi mi hanno colpito quasi tutti perché stanno lavorando, vogliono dimostrare che ce la possono fare in questa categoria, quindi sono contento. A me piace vedere gente che ha voglia di fare, di voglia di dimostrare e voler arrivare in qualcosa di molto importante. E il nostro obiettivo è la salvezza, poi pensiamo a qualcosa molto più in alto della salvezza dopo aver raggiunto la salvezza. Poi sicuramente bisogna partire gradino per gradino, se no poi si sbaglia tutto. Sì, beh, noi qualsiasi partita, sia un'amichevole, sia qualsiasi competizione, noi cerchiamo di dare sempre il massimo e lavorare con la massima professionalità. Poi so benissimo che abbiamo un grande legame con i nostri tifosi, speriamo sempre che vengano allo stadio a vederci perché ci fa solo che piacere, ci carica moltissimo. Poi speriamo che quest'anno magari vengano ancora di più e che ci danno quella carica che ci serve per poter raggiungere qualcosa di veramente grande. Sì, no, beh, a me è importante lavorare, gioco un minuto, gioco tutta la partita, l'importante è dare tutto me stesso e fare sempre grandi partite e far vedere che chi è l'azzardo e cosa può fare, questa è la cosa importante, poi dare anche un grande contributo alla squadra, la cosa più importante, ripeto, è il gruppo per adesso. Sì, no, beh, sia con A5 sia A4 non è un problema, ho giocato l'anno scorso, abbiamo provato, sono dei moduli che ci possono servire durante il campionato e non è un problema. Si parla un po' con tutte le lingue, però si parla italiano, almeno così tutti parlano italiano, siamo una squadra italiana e bisogna parlare solo italiano e cercare di capire, di parlare magari con i ragazzi nuovi in italiano, cercare di capirgli le cose della squadra e di integrarsi al meglio prima che inizi il campionato. L'importanza di un gruppo è essere sempre uniti, essere sempre diciamo sul pezzo per raggiungere qualcosa di importante, anche perché se siamo sempre uniti e lavorare e avere degli obiettivi uguali uno non diverso all'altro, penso che si raggiungano qualcosa di importante perché le qualità ce le abbiamo e abbiamo una squadra davvero importante. Iachini sicuramente ad ognuno di noi avrà parlato e ha parlato e dirà sicuramente, e ha detto sicuramente che bisogna fare qualcosa molto più dell'anno scorso perché ogni anno che viene bisogna sempre migliorare, se no non cambia mai niente.